Thank you. Thank you. Can we have another shake hands? Thank you. Fatta questa premessa, vengono tutte le conseguenze. Non ce l'abbiamo certo, questo governo non ce l'ha con le organizzazioni non governative, non ritiene che siano le organizzazioni non governative il problema. Per adesso diciamo che la gestione dei flussi migratori, con questo approccio che possiamo dire articolato, sta funzionando, ma non può essere questa la soluzione. Non può essere la soluzione, perché da un momento all'altro potrebbe questo sistema non funzionare e quindi potremmo avere delle emergenze. Bicchietto d'onore. Onori al segretario generale della NATO. Ho avuto modo di affermare con chiarezza, sin dal discorso al Parlamento italiano, nel passaggio per la fiducia al mio governo, che l'Italia è fermamente legata, crede fermamente nell'Alleanza Atlantica come pilastro della sicurezza europea e internazionale. Sin dalla fondazione della NATO, l'Italia ha investito moltissimo in essa, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista finanziario, e continuerà a farlo. Il rafforzamento della dimensione europea sulla sicurezza, che consideriamo una priorità, perderebbe infatti di senso ed efficacia al di fuori di un quadro di piena sinergia e complementarietà con gli strumenti e le forze di cui è dotata l'Alleanza Atlantica. Questo messaggio dovrà essere ribadito e speriamo verrà recepito con chiarezza al prossimo vertice. La NATO contribuisce a alleviare le crisi di rifugiati e migranti in Europa in tutti i modi possibili. L'operazione Sea Guardian della NATO opera a stretto contatto con l'operazione Sophia nel Mediterraneo centrale. Il dispiegamento aiuta a implementare gli accordi della Turchia con l'Unione Europea per porre un limite all'immigrazione clandestina. Io devo sentire. Sì, si ferma con voi. Ok. Sì. Ok. Ragazzi.